Ma perché la scarsa conoscenza è un problema? Perché altrimenti si rischia di confonderla con strumenti come quelli che già esistono, cioè computer, calcolatrici, comunque sistemi che dentro hanno dei dati che possono essere verificati, il cui risultato più o meno è sempre lo stesso, o se non è lo stesso può essere random, ma che comunque ha caratteristiche simili ogni volta. Quindi ogni volta quello che viene prodotto è sempre diverso e quello che viene prodotto spesso non è nelle mani nemmeno di chi produce quei foundation model di intelligenza artificiale. E quindi quando sistemi del genere hanno a che fare con la comunicazione, hanno a che fare con la reputazione della persone, hanno a che fare con la democrazia, ecco, questo poi diventa un grande problema. Perché non solo i produttori non ne conoscono quello che viene generato, ma lo possono influenzare però quando vogliono. E con anche dei, non con on-off, ma anche con dei range. Pensate ad esempio a fino a un certo punto l'anno scorso ChatGPT, quando era stato lanciato, aveva una certa potenza di calcolo e poi è stata ridotta dopo il lancio verso l'estate, e chi riusciva a ottenere risultati di un certo tipo fino a poco tempo prima ne ha ottenuti di altri, completamente diversi e di livello più scarso. Di tutte queste cose oggi solamente con i large language models, quindi non in multimedia, quindi la parte scritta, si generano articoli, si generano tesi, si generano paper di ricerca e quindi quello che deriva da lì, se non è controllato dall'uomo, se non è verificato ampiamente, se non c'è la parte umana attaccata, rischia di produrre contenuti che possono essere dirompenti per le singole persone, per le aziende e per addirittura le democrazie. Pensate alle elezioni e a quanto oggi possano essere influenzanti contenuti generati dall'intelligenza artificiale, che siano testi oppure addirittura video che falsificano o generano falsi contenuti relativi magari a dei candidati. Ecco, questo è il grande punto centrale ed è per questo che serve regolamentarlo. Così come le automobili sono straordinarie, ma hanno bisogno del codice della strada, altrimenti fanno vittime, sia chi le guida sia chi è ignaro cammina per strada. Oggi gli aerei sono straordinari, hanno bisogno di regole, di strumenti e di accordi tra le compagnie, di verifiche costanti, altrimenti, se non rispettano certe regole, non possono volare. Ecco, non vogliamo far sparire gli aerei, ma bisogna che abbiano regole simili a quelle dell'aviazione.